balance. Real nigga, I rep those. Why though? Cause I said so. Get deep in that pep though. I got five on it like Benfos. I got more tail than that. Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi siamo qui a parlare di GTA 5. Lo sapete meglio di me, oramai è già fuori anche il trailer ragazzi. Martedì 12 dicembre arriverà la nuova DLC, la nuova espansione di GTA 5 che si chiamerà Doomsday Heist, che praticamente ci porterà sull'orlo di un'apocalisse quasi simile alla guerra fredda. Ci sono un sacco di novità ragazzi che sono state introdotte in questa nuova modalità, alcune richieste proprio dai fans della saga, altre implementate direttamente da Rockstar per dare quel brio in più ai giocatori e per allungare quindi l'esperienza di gioco. La prima cosa importantissima ragazzi che tutti chiedono oramai da un bel po' di tempo è il jetpack ragazzi. È stato introdotto il jetpack, quindi possiamo grazie all'utilizzo di questa tecnologia spostarci nella mappa volando. Chi non lo sapesse, il jetpack è uno zaino a propulsione che si mette su e che ci permette di librare liberi nell'aria, quindi grande introduzione che è assolutamente un nuovo punto di inizio per una serie di sessioni di gioco altamente tecnologiche. Parlando invece ragazzi di Doomsday Heist, proprio la DLC in sé, c'è una trama. Praticamente siamo quattro giocatori che lavorano per un grande miliardario anonimo. Questo miliardario, questo riccone ragazzi, ci darà delle missioni da fare che sono principalmente concentrate sul rubare delle tecnologie militari e sull'uccidere delle persone, diciamo, un po' scomode. Quindi hanno voluto in questa DLC ragazzi concentrarsi principalmente sul futuro militare di quello che potremo davvero vedere nella realtà nei prossimi anni. Hanno fatto anche un'altra aggiunta ragazzi, un'aggiunta diciamo abbastanza contestata, comunque fonte di discussioni sui vari forum dedicati a GTA 5, che è l'inserimento della macchina del tempo, della DeLorean. Ecco, diciamo ragazzi che già se noi pensiamo a GTA San Andreas per computer, ma anche a GTA Vice City per computer, esistevano già delle mod che permettevano di implementare la DeLorean insieme al nostro parco auto. Questa sinceramente non so se sia una buona implementazione per quanto riguarda l'idea di Doomsday Heist, quindi l'idea di tenere una tecnologia militare avanzata. Potrebbe essere, diciamo, la DeLorean un tentativo di avere un pochettino più di introiti da parte di Rockstar Games, forte del fatto che ovviamente è una macchina famosa a livello mondiale. Noi vediamo infatti nel trailer che addirittura possiamo volare con la DeLorean, quindi dopo aver aggiunto una moto volante hanno aggiunto anche una macchina volante. Hanno praticamente inserito anche dei nuovi carri armati che sono stati che sono basati sulla vera tecnologia militare. Praticamente l'abilità di questo carro armato che è stato inserito è quella della mimetizzazione al radar, quindi noi premendo come al solito i tasti che ci danno la possibilità di attivare l'abilità saremo assolutamente invisibili e quindi potremo, per ovviamente un periodo di secondi, e quindi potremo addentrarci un po' di più in territorio nemico per poter sfoderare poi il nostro attacco a sorpresa non appena verremo rilevati. Hanno inserito anche ragazzi un nuovo velivolo che si chiama il Boeing Osprey. Praticamente è quell'aereo che in realtà potrebbe anche essere definito un elicottero, cioè è quella tecnologia militare basata sul velivolo che si alza in verticale proprio come fosse un elicottero, nonostante non abbia le pale sopra che girano, quindi dei reattori che possono inclinarsi e alzarlo e abbassarlo a 90 gradi.
Abbiamo anche la C130, che è quel mezzo che potremo usare oltre che sull'asfalto anche in aria, ragazzi. Quindi molto interessante questo nuovo veicolo, davvero davvero una svolta, la C130. E poi, ragazzi, arriva finalmente una vera e propria arma antiaereo, cioè abbiamo visto che c'è un nuovo veicolo dotato di una batteria completa di missili che va appunto a sostituire il vecchio carrello antiaereo che noi dovevamo agganciare obbligatoriamente con i veicoli se volevamo seguire i velivoli ed abbatterli. Questo invece ha una batteria di missili direttamente costruita sulle sue ruote e quindi possiamo anche pensare di riuscire ad abbattere i velivoli anche più veloci. Questo non vuol dire, ragazzi, che non sono state inserite delle nuove armi nella nuova DLC. Sembrerebbe ci sia un MK2 che ovviamente è modificabile ed è personalizzabile, e l'ingresso di uno o due nuovi mitra. Prima di chiudere, ragazzi, c'è un'altra interessantissima implementazione che abbiamo visto appunto nel trailer. Intanto vediamo dietro la DeLorean che abbiamo visto nel trailer, ragazzi. Arriva il sottomarino militare, che deve essere una roba allucinante. Quindi, oltre al jetpack, oltre ai carri armati, oltre alle nuove veicoli che abbiamo visto, ci sarà anche un nuovo sottomarino. Beh, ragazzi, io credo che questo DLC di GTA V sia veramente molto molto atteso e non sarà certamente uno di quelle DLC che passerà inosservate nel campo di GTA. Speriamo tutti che il 12 dicembre ci sia davvero tanto da divertirsi. Beh, ragazzi, io vi ricordo comunque di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video dedicato alla nuova espansione di GTA V e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo presto! Ciao!